Ciao Gemmine! Allora, scusate tantissimo se in questi giorni sto caricando pochi video, però sapete che nel periodo di Natale ho sempre tantissimi biscotti da fare e poi li devo anche fare per il dentista e mi richiede quello e mi richiede quell'altro, quindi veramente non... Poi tra l'altro anche fare il presepe, fare l'albero, insomma fare cose mie, insomma, qui a casa, uscire magari con Cesare ogni tanto, quindi... scusate, ma veramente sto avendo veramente pochissimo pochissimo tempo. Ho detto veramente 10.000 volte negli ultimi 3 secondi. E comunque questo video qui, come avrete letto sicuramente dal titolo, è un video haul perché ho comprato un po' di cose ultimamente e quindi vi faccio vedere tutto quanto. Sono due collaborazioni e tutto il resto sono tutte cose che ho comprato io. Ho comprato anche un bel po' di cose da Tiger, però vi farò un video a parte, video del natalizio di Tiger, perché così se a qualcuno non interessa, insomma, le cose per la casa le vedrete lì. Allora, iniziamo subito con Oysho. L'altro giorno sono uscita con la mia amica Laura, ciao Laura, un bacione, e ho comprato dei calzini da Oysho. Pronte? 1, 2, 3. Din din din, din din din, troppo carini! E vabbè, sono questi qua con i gattini. Hanno il campanello e li ho pagati, no, ha coperto il prezzo la signorina, intorno ai 6 euro mi pare. Vado veloce perché sono tante cose e voglio caricare subito questo video e quindi non voglio editare troppo e non voglio che venga troppo lungo. Gli altri calzini che ho comprato sono questi qui con le renne, carinissimi anche questi, snow is falling, la neve sta cadendo, troppo carini. E questo era di Oysho. Poi e da Pull & Bear ho preso questa maglietta che avevo visto in realtà quest'estate e poi non l'avevo presa, poi me ne ero dimenticata, insomma non l'avevo presa più perché non c'era più e non so perché l'hanno rimessa, costava solo tipo 13 euro e è semplice, però non lo so, è molto carina, blu con le righe grigie, bianche, è abbastanza corta, non è proprio un crop top però è un po' cortina e vabbè, e l'ho presa. E questa è l'unica cosa che ho preso da Pull & Bear. Poi, da Forever 21 ho ordinato una gonna. Perfetto, ho pagato, mi pare, non mi ricordo se 4 o 6 euro di spedizione. Però la gonna costava solamente 14 euro, mi piaceva tantissimo. E quindi l'ho presa, ho preso solamente quella. Mi è arrivata in pochissimi giorni. E la gonna è questa qui. Devo ancora stirarla perché da questo lato vedete tutta stropicciata, però è molto molto carina e secondo me anche per esempio con questa maglietta ci può stare bene. Non so ancora bene come abbinarla, volevo metterla con una camicetta blu però non ne ho nessuna, quindi non lo so, consigliatemi magari come potrei abbinare quella magliettina, che ho quella gonnellina. Poi anche da H&M ho fatto un ordine online perché c'era una gonna che mi piaceva tantissimo, mi pare che ve l'avevo già anche parlato, e la gonna è questa. Non l'avevo trovata più in negozio, costava inizialmente 15 euro più o meno e poi spulciando un po' sul sito ho visto che l'avevano messa a 9 euro e quindi ne ho approfittato, l'ho presa e così ho testato anche un pochino il servizio. Mi è arrivato in pochissimi giorni, 2-3 giorni insomma, e ho pagato tipo, anche lì non mi ricordo se 4, 5, 6 euro di spedizione e, però insomma ho avuto la mia gonna, ho preso la taglia S perché le taglie di H&M sono sempre grandi, quindi meno male, mi sta anche un po' lentina e basta, quindi ho preso questa. Poi però invece sono andata anche nel negozio normale di H&M e ho preso due maglioncini che sono veramente carinissimi secondo me. Questi l'avevano messi in offerta sul sito a 9,90 però io non l'avevo presi e pensando che poi anche nel negozio li avrei trovati allo stesso prezzo, invece costavano 20 però erano troppo carini e quindi li ho presi lo stesso tutti e due. Questo qui è rosa con un cuore tutto glitterato d'oro, bellissimo, e poi questo qui è grigio e c'è scritto caro Babbo Natale voglio tutto. Davvero davvero carini e basta, quindi queste qui erano le cose che ho preso da H&M. Poi ho fatto un ordine anche da Topshop e anche questo mi è arrivato abbastanza in fretta,
anche se mi avevano scritto nell'email quando avevo fatto l'ordine, nell'email di conferma mi avevano scritto che mi sarebbero arrivate entro l'8 dicembre e invece mi sono arrivate tipo il 10, però forse non avevano calcolato che in Italia l'8 è festa, quindi magari è stato in Italia insomma in ritardo, però è arrivato in pochissimi giorni, mi pare 4-5 giorni, quindi comunque perfetto anche quello. E da Topshop ho preso, non ho saputo resistere. Allora, calma. Allora, ho fatto l'ordine perché volevo questo qui, che è un matitone che ho letto che è il dupe del rossetto di NARS Ingrid che volevo. E questo qua è il matitone di Topshop ed è il numero More Than a Woman, forse? Non lo so, comunque. È questo colore qui, effettivamente sulle labbra è molto molto simile a quello della NARS che volevo e questo qua costava solamente 4 sterline. Quindi volevo fare l'ordine principalmente per questo, però siccome dovevo pagare comunque la spedizione, allora spulciando ho trovato altre cosine che costavano poco, quindi le ho prese, tra cui questi calzini con gli omini di pan di zenzero che costavano 3 sterline e 50, troppo carine. Poi questo elastichino, sempre con gli omini di pan di zenzero, questo mi pare che costava 4 sterline anche, non mi ricordo. Carino, l'altro giorno l'ho messo, troppo carino. E poi l'ultima cosa, ho preso questa magliettina che è un crop top e costava 8 sterline, mi pare. E è carinissimo perché intanto di nero così semplice io non avevo niente e lo volevo prendere per abbinarlo a questa gonna. Se mi seguite su Instagram sicuramente, Dio, scusate, sicuramente avrete visto una foto che ho caricato recentemente il giorno del compleanno di Cesare, indossavo questa maglietta con la gonna di H&M, è arrivata proprio in quel giorno la magliettina, quindi ci stavano benissimo, quindi mi serviva, non so, una maglietta un po' così da poter mettere con queste gonne a vita alta. E anche magari con quella di Forever 21, oppure ce n'ho anche altre di H&M, più o meno colori neutri che ci stanno bene col nero, quindi non avevo appunto nessuna magliettina da metterci. Siccome è crop, allora ci sta bene e non sta troppo sopra la gonna, perché queste gonnelline di H&M sono abbastanza vita alta, quindi non mi piace troppo infilare le cose dentro, perché comunque se mettete dentro un maglione è grosso, quindi si vede, quindi vabbè. Sono stata contenta comunque di prendere quella maglietta perché è stato un buon acquisto. E poi l'ultima cosa che ho comprato io sono le Dr. Martens. E me l'avevate chiesto su Instagram se erano le Dr. Martens perché ce l'avevo con l'outfit quello del compleanno di Cesar. Solo che ho preso quelle da bambino. Le ho prese a Roma Est e le hanno messe nel negozio quello di sport Inter. Mi pare quello vicino a Hollister e vicino alla Apple per intenderci. E quelle da adulto costavano tipo o 150 euro o 180, addirittura una cosa proprio esorbitante. Invece queste qua da bambino costavano 100 tondi tondi. E quindi stavo lì con mamma, anche mia mamma se le ha comprate perché lei ha il piede minuscolo, porta 34-35 e quindi compra sempre scarpe da bambino e si è provata quelle nere e se le ha comprate gli stavano benissimo. E quindi mi ha detto dai comprale, ho detto vabbè, sono carine, comunque costano molto meno di quelle da donna e io ho preso il 36, poi calzano molto, molto grandi perché io di solito porto anche 37 ultimamente, 36 mi stanno piccole di solito. Però appunto ho preso 36, lei ha preso addirittura 33, di solito porta 34-35, quindi se avete il piedino piccolo vi consiglio di prendere queste qua da bambino, che tra l'altro secondo me sono anche più belle perché non mi piace tanto delle Dr. Martens che rimangono tutte larghe qua sopra, invece queste sono abbastanza aderenti, hanno la zip qui di lato e si allacciano così. E rimangono più strette sulla caviglia e quindi questa è una cosa che mi piace e quindi appunto ho preso quelle e poi vi faccio vedere le ultime cose che sono delle collaborazioni, quindi le metto alla fine così se non vi interessa potete anche chiudere il video qui e da New Frog, con cui avevo già collaborato però avevo preso solamente tutti gli accessori. E invece questa volta ho preso dei vestiti. Devo dire che la qualità non è un granché.
Se volete fare acquisti su NewFrog, vi consiglio gli accessori perché costano poco, anche i vestiti costano poco, però sembrano un po' di bancarella, la qualità non è tanto buona. Mi pare che mi avevano anche dato uno sconto, qualcosa. In caso vi lascio, mo adesso non mi ricordo, dovrei accendere il computer, in caso ve lo lascio nell'info box, quindi controllate, vi metto anche i link ai singoli capi se vi interessano. Comunque, la prima cosa che ho scelto è questa felpina rosa, che vabbè, per carità è carina, però intanto è troppo corta. Vedete sotto c'ha questi frufru tipo peplum, non lo so come si chiamano. E c'è anche carina, però io me l'aspettavo più aderente e poi questo peplum più che rimaneva un po' all'infuori. Invece il tessuto è un po' mollo, quindi sopra è un po' morbida e poi questo peplum non è che rimane tanto così, rimane un po' floscio. E poi ripeto, è molto corta, quindi bisognerebbe magari portarla con un jeans a vita alta perché sennò fa freddo e viva tutta l'aria qui, soprattutto davanti, è abbastanza cortina. Però comunque non è male, insomma, costava veramente pochissimo, quindi è carina se vi piace. È carina se vi piace. Non è malissimo se vi piace, insomma. E poi ho preso questa maglietta che mi sembrava che doveva essere una maglietta tipo una di Zara, però la qualità è veramente, veramente brutta. Non so se lo vedete dalla telecamera, insomma, però è pieno di filini. E poi questo tessuto qui, soprattutto questo di sotto, questo non tanto, vabbè, perché è un merlettino, ma questo è super trasparente, super un po' durino, insomma, non è bellissimo. Questa parte di sopra mi piace molto, però la parte di sotto è un po' larga, molto lunga e poi queste maniche sono tutte quante larghe, quindi non so, è un po' strana, non mi è piaciuta tantissimo. Però appunto, ripeto, per quello che costava, insomma, ci può stare. E poi l'ultimo vestito che ho preso è questo, cioè l'ultimo capo di abbigliamento, è questo vestitino qui, che questo non è malaccio. E l'ho indossato ed è carino, insomma, è tutto. Magari si può arricchire con qualche accessorio, magari una bella cinta, qualcosina, una bella collanina, perché così è molto molto semplice. Tutto nero sia davanti sia dietro e poi questa parte qui sul petto e sulle braccia è in retina con tutti i pallini. Si vede così, vedete? È carino. Secondo me anche per Natale potrebbe essere un bel vestitino. E poi ho preso tre accessori, diciamo, che costavano davvero pochissimo per arrivare al budget che mi avevano dato. Ho preso queste cose, ma devo dire che sono molto carine. Ho preso i guantini, quelli per il cellulare, per il touchscreen, e li ho anche provati e funzionano alla perfezione. Costavano solamente 1 euro, quindi vabbè che li trovate anche dai cinesi, però se per caso fate un ordine, insomma, sono carine, funzionano, poi sono grigi, quindi stanno bene con tutto. Poi ho preso queste cannucce, queste qua di carta, e le ho prese rosse e bianche perché adesso con Natale ho pensato che potevo usarle così per Natale, però c'erano anche nere, viola, arancioni che ho pensato che potevano essere carine per Halloween, però Halloween era già passato. E poi ci sono anche tanti colori estivi carini, ci sono rosa, lilla, verde acqua, ce ne sono tantissime, anche queste costavano pochissimo, forse 2 dollari, qualcosa del genere. E poi l'ultima cosa che ho preso sono queste calze. Anche queste costavano davvero davvero poco, tipo 2-3 dollari, che per un paio di calze è veramente poco. E poi per un paio di calze così carine, sono super sottili, quindi sono sicura al 100% che appena le metto si rompono. Però, cioè, che le potrò usare solamente una sera magari. E hanno tutti i cuoricini. Guardate quanto sono carine. E vabbè. E quindi ho preso queste, non le ho ancora provate, però mi pare che ci dovremmo stare, la taglia unica mi pare, però comunque sono elastiche, quindi penso che mi staranno bene. E quindi, ah no, sto dicendo quindi basta, invece no, c'è ancora il pacco di Choice, che in realtà non ho scelto io queste cose, ma siccome erano delle novità, allora mi hanno chiesto se volevo provarle e io sinceramente, più che per me, ho detto di sì per voi perché non so ancora, però penso che i regalini dei giveaway che
che vi dovrò fare, ve li metterò in queste borse, perché una è molto carina per chi va a scuola, secondo me sono molto simili le fantasie, però una è grande da scuola e una è piccolina, quindi magari farò i due premi e metterò i regalini dentro a queste borse, non lo so ancora. Le borse sono queste qua, che poi, cioè, non è che sono brutte, a me piacciono, però non è una... non è, almeno questa grande, non è una, come si dice, oddio, una grandezza, ecco, che porto, perché non, io non uso borse così grandi. Potevo scegliere, insomma, tra varie misure, anche vari colori, però queste qui erano quelle che mi piacevano di più e poi ho pensato appunto anche a voi. Quindi questa qui è quella che secondo me potrebbe andare bene per chi di voi va a scuola, ma anche all'università, potete mettere i libri, ma anche al lavoro. Comunque non è fatta male, c'ha la zip, qui ci sono delle taschine dove potete mettere il cellulare, c'è anche la tracolla, e invece da quest'altra parte c'è un'altra zip per mettere magari il portafoglio, non lo so, delle cose che avete paura che vi rubano. E comunque anche qua c'è una bella zip, non lo so, non è brutta, a me piace. Magari per l'inverno non va tanto bene, comunque mi ricorda un po' tipo le borse di Desigual, quindi se siete amante di quelle borse, non lo so, comunque fatemi sapere se vi piacciono e vi metterò i regalini del giveaway qui dentro. E poi l'altra invece più piccola, questa è molto carina, a me piace molto, però appunto se vi piace ve la do a voi, non c'è problema. È fatta così, c'ha la catena un po' dorata ma un po' come se fosse antica, insomma sporca. Qui sopra c'ha questo pezzo di pelle, così non vi sega la spalla. Poi qui davanti ci sono tutti, come si chiamano? Non mi viene. Vabbè, non mi viene. Poi c'è la chiusura così e dentro qui c'è una taschina con la lampo e davanti una taschina senza lampo come in quell'altra borsa. E quindi magari qui metterò il giveaway più piccolino che farò. E quindi basta, adesso veramente era tutto e spero di riuscire a fare più video possibile di Natale, più che altro, perché adesso ho girato questo haul perché avevo accumulato tutte queste cose e poi voi mi chiedete sempre haul, quindi ho fatto questo haul, però dovrei ancora girarvi la Get Ready With Me, vorrei fare trucco e outfit per Natale, e poi vorrei fare qualcosa di cucina di Natale, e poi vorrei fare una specie di guida ai regali, non lo so, dove magari vi faccio vedere anche quello che ho preso io per i miei parenti come l'anno scorso e vi do qualche altra piccola idea. E poi vi devo fare il video del natalizio di Tiger, perché quasi tutte le cose che ho preso sono di Natale, quindi basta, smetto di parlare perché questo video è già durato troppo. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi dato comunque anche qualche idea, perché magari, che ne so, il maglioncino di H&M potete regalarlo a qualcuno, io lo regalerei perché sono molto carini, quindi vabbè. Zitta, smetto di parlare, vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine!